Paolo Campolo, quando sei arrivato in questa squadra pensavi fosse così difficile la situazione? No, onestamente mi era stata prospettata una situazione abbastanza diversa. Comunque mi sono messo in questa avventura perché credevo di poter aiutare questa squadra, di portarla alla salvezza. Ci siamo sistemati tutto l'aspetto logistico, i ragazzi non abbiamo fatto mancare niente, devo dire solamente grazie a quasi tutti i ragazzi, meno qualcuno che non sto qua in questo momento a dire. Avevamo preparato bene questa partita, è stata una settimana di lavoro abbastanza proficua. Ho proprio detto ai ragazzi che era una partita che ci tenevo tantissimo, per me era un derby, visto l'amicizia anche che mi lega al presidente Maisano, a Gianni Morabito che è stato un mio allievo e fino a pochi giorni fa è stato qua. Però oggi ho visto che qualche giocatore non ci ha messo l'impegno che doveva, che mi doveva soprattutto per quello che io ho dato in questi giorni. Sono amareggiato, però si va avanti e cercheremo quantomeno di salvare il titolo perché è giusto che dopo i sacrifici che hanno fatto non vada a scomparire una calabrese, Direttore, lei naturalmente tiene i contatti con le istituzioni. A che punto sono le promesse fatte dai politici? ecco. Ma questo non sono io, ma è il curatore che sta seguendo tutto comunque. Spero che qualcosa possa arrivare per dare un po' di fiato, di ossigeno ai ragazzi che fino adesso non hanno potuto sostenere, diciamo, gli allenamenti con tranquillità. Vediamo un attimo in queste settimane cosa succede. Quindi si continua a giocare, si continua ad andare anche in trasferta, bisogna però non dare addosso a questi ragazzi che dall'inizio del campionato, che non percepiscono stipendi, rimborsi spese, chiamiamoli come vogliamo, a parte come dice lei qualcuno, però questi ragazzi veramente sono da elogiare tutti e encomiabili sotto tutti gli aspetti. Qualcuno sì, sicuramente si è tirato indietro e io stasera parlerò con la società e non mi sta bene. Li avevo catechizzati soprattutto di fare un regalo al giocatore Procopio che gli è scomparso il papà. Ce l'hanno messa tutti, ripeto, chi è stato meno deve dare conto alla società, altrimenti io da stasera mi rimetto.